Salve, Marco Columbro, la signora Paola Quattrini, bella come una rosa di primavera. Buona, brava, bella e brava. Che bella, grazie. Carina che è. Che cosa allora, vuoi? Non niente, no, diciamo appunto Paola Quattrini, bravissima. Sì, e io in questa commedia adotto un bambino. Sì, bisogna vedere. Bella. Sì. No, no, niente, di. Ah, adotto questo bambino. Non che credo mi, proprio. È bravissima, è buona e brava. Adotto sì, questo bambino che. Però io non so se te lo lascio questo bambino. Sono io che ti devo dare il bambino. E non credo che ti lascerò questo bambino. Lo devo adottare il bambino, come faccio se non adotto il bambino? No, perché non puoi, sei troppo fisicamente, non sei adatto per adottare un bambino. C'ho un po' con asino? No, no, sei troppo avanti con gli anni, non è possibile. Poi, ma io non sono così anziano. Uno shock per il bambino avere un padre così brutto, capito? Ah, ho capito. È molto cara, è molto sì, carina, è molto buona, brava, è buona, proprio buona. Da ammazzare. Sì. Comunque, io per tutta la commedia ho questa spada di Adamocle sulla testa. Ditemi voi se io posso vivere. Adamocle? Spada di Adamocle. Ma chi è Adamocle? È quello che c'ha la spada. Ah no, no, non te lo lascio il bambino. No, 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 mi spiace, il bambino non ce l'avrai. Cosa? Non si può dire Adamocle adesso? Beh, si vedrà, va bene? È buona e brava, a volte però. Fa tanto piangere.